Un primo assaggio di calcio giocato in attesa della ripresa del campionato di Serie C fissato a domenica 23 gennaio. Ci penserà infatti la Fidelis Andria nella giornata di domani ad interrompere un digiuno che dura ormai da quasi un mese. I biancoazzurri ospiteranno fra le mura amiche del Degli Ulivi il Sud Tirol per la semifinale di andata di Coppa Italia, la gara rinviata a dicembre a causa dei troppi casi Covid nella formazione alto. La tesina servirà agli uomini di Mister Ginestra per mettere minuti nelle gambe in vista di domenica contro la Vibonese, perché al di là di un impegno da onorare, l'obiettivo finale in casa Fidelis resta sempre la salvezza e i soli 16 punti in classifica impongono ai biancoazzurri un'inversione di tendenza per evitare una nuova discesa nel purgatorio dei dilettanti. La società federiciana intanto si è mossa sul mercato seguendo la linea verde tracciata dal direttore sportivo Lo Giudice. Ad Andria sono arrivati Riggio, Urso, Messina, Ortisi ed è molto vicina alla firma del centrocampista Andrea Risolo dal Catanzaro, mentre in uscita c'è Giovanni Di Noia, finito al Gubbio in prestito. Nel campionato di Serie D invece mercoledì 19 gennaio toccherà all'Audace Cerignola recuperare la prima delle due gare rinviate per il focolaio Covid scoppiato nella seconda parte di dicembre. Gli uomini di pazienza saranno di scena al Fanuzzi, ospiti del Fanalino di Coda Brindisi, non proprio un avversario ostico per l'Audace che vide Bitonto e Francavilla a soli 3 punti. L'aggancio in vetta dunque deve essere il minimo sindacale per una squadra che si è rinforzata ulteriormente con l'arrivo del portiere classe 2002 Salvatore Trezza.